Buongiorno, oggi parliamo di famoso pittore dal Rinascimento Tiziano. Tiziano nasce nell'anno 1475 a Cadore Pieve di Cadore in provincia di Belluno. Suo padre Gregorio era un ufficiale dell'esercito veneziano e sua madre Lucia era una donna molto semplice. Dopo, come scrivono le cronache da quei tempi, le donne povere, poche, 1% delle donne povere riuscivano a sposare un nobile uomo. Così che Lucia probabilmente, che era molto bella e molto, chissà, aveva qualche cosa di speciale, gli ha riuscito a sposare un nobile uomo, però non ha vissuto tanto. Come sposa ha dato nascere a 4 figli e dopo muore quando Tiziano aveva 7 anni. Dopo che a età di 9 anni Tiziano è portato di suo padre a Venezia nella casa di zio Antonio, fratello di suo padre, nel palazzo, diciamo, e comincia a studiare nella bottega del signor, ufficialmente dici Bellini, signor Stefano Bellini, però prima è stato per qualche tempo, non so, un anno, meno di un anno, a un'altra bottega meno, diciamo, famosa, e qua impara a dipingere. In questa bodega di signor Bellini trova un altro futuro grandissimo pittore, Giorgione. Giorgione era più grande di Tiziano ad 11 anni. Nella sua infanzia Tiziano, a parte di una epidemia di peste, quando muore suo amico Giorgione, anche prima di morire, c'è altra, nel 1576, un altro, diciamo, ondata di peste. Queste peste erano portati di topi che in diversi porti. Da porto le navi portavano queste peste, ma secondo me non è solo dai topi, probabilmente come quelli tempi era tanto 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 fecale di cavallo, di animali sulle strade dell'estate, queste l'estate di 50 gradi, chissà, portava diverse mosche, probabilmente che non solo dai topi portati da Medio Oriente erano la causa delle peste. Importante che morivano in queste ondate di peste quasi metà della popolazione. Però Tiziano impara e conosce persone molto interessanti. A un certo punto Papa Leone V lo chiama a Roma per fare, chissà, lavori alle chiese, lavori ai palazzi papali, lavori a diversi edifici. Però lui rifiuta e rimane fedele a Venezia. Venezia, dobbiamo dire che è una bellissima città che anche oggi solo a me mi fa impressione. O non lo so, può essere che anche altri sono impressionati di bellezza, da bellezza di Venezia. Suoi genitori hanno anche altri figli. Ce l'ha un fratello Francesco e 3 sorelle, Orsola, Caterina e Dorotea. Quando lui comincia a diventare pittore, rimane lo stesso a Venezia, però nel 1490
Comincia un'amicizia tra Papa Paolo III e Tiziano. Tiziano non rifiuta a fare ritratti a Papa Paolo III, fa ritratti con suoi nipoti Ottaviano e Alessandro, figli di sua figlia. Diciamo, fa affreschi nei palazzi di Roma, palazzi Farnese, palazzi papali da Vaticano. Dobbiamo dire che era molto conosciuto, ha fatto anche un ritratto all'imperatore del Sacro Impero Romano, Carlo V di Asburgo. Dopo ha fatto ritratti anche a Lucrezia Borgia, ha fatto quello suo ritratto di donna, si dice che può essere sua figlia o Lucrezia Borgia, quando era sposata a famiglia Gonzaga. Sono tanti misteri in questi ritratti, ma è anche molto interessante perché lui è riuscito a fare dal pittore, è riuscito a fare una sua bodega. Lo aiutava a fare un tipo di marketing, noi diciamo oggi marketing, si vendeva sui ritratti, dopo lui era molto interessato a fare affari con legno, semplicemente da tutte le bodeghe da Venezia, da quei tempi di Rinascimento. Sua è una famosa, poi anche suo fratello Francesco farà la pittore, però di lui non si sente niente parlare, non è così famoso come suo fratello. E anche suo figlio Orazio farà per un tempo, per qualche anno farà pittore, però neanche lui non tanto tanto conosciuto, perché a un certo punto lui abbandona la pittura e va a fare alchimista. A quei tempi era attirava alchimia, attirava molte persone. Ok, fino al 15 febbraio probabilmente che farò ancora per vedere come sono visualizzate, voglio vedere un po' come mi stanno apprezzando le persone, vediamo, posso passare da fare la badante a fare storia. Grazie.